martedì 15 gennaio, abbiamo incontrato Donato Carrisi presso la libreria Coppa Ambasciatori per la presentazione del suo nuovo giallo, Il gioco del suggeritore. Perché è giunto il momento di raccontare una storia che ha tra i vari protagonisti un suggeritore? Perché 10 anni fa questo suggeritore agiva nel mondo reale e oggi con il dilagare, diciamo, della nostra vita, del mondo virtuale, era più facile trovare un nuovo terreno di calcio. Internet e videogames hanno appunto un ruolo fondamentale all'interno del romanzo e in particolare sembrano rivelare la parte malvagia dei vari protagonisti. C'è stato un evento, un episodio dal quale ha tratto ispirazione? Frequentando internet non si può non trarre ispirazione, soprattutto il nostro approccio attuale, perché è un approccio molto strano, perché andiamo in internet in questo momento della nostra vita per sfogare i nostri peggiori istinti, mentre prima ci andavamo per curiosità e anche perché avevamo il bisogno di entrare in contatto con gli altri. Basta andare su Facebook e vedere ciò che postavamo 10 anni fa rispetto a ciò che postiamo oggi. Ecco, questa differenza ci spiega che cosa siamo diventati. Di solito ci andiamo per guardare le foto vecchie, no? Per vedere magari come sono invecchiato, che cosa è successo in questi 10 anni. Sarebbe utile anche leggere i post, leggere anche quello che scrivevamo 10 anni fa. E c'è un episodio particolare che l'ha colpita e che l'ha ispirata? Ma no, di solito le mie ricerche sono piuttosto vaste, nel senso che sono vari episodi che poi riesco a mettere insieme. Oltre che un thriller, è un racconto psicologico sulla figura di Mila Vasquez, che è anche la protagonista degli altri suoi romanzi. Perché la scelta di soffermarsi proprio sulla parte psicologica e che tipo di messaggio vorrebbe trasmettere? L'aspetto psicologico è quello che ci accomuna tutti, per cui raccontando la psicologia del personaggio io parlo alla psicologia di ogni lettore. Il messaggio da trasmettere a nessuno, io trovo che sia, trovo antipatico che uno scrittore voglia trasmettere un messaggio attraverso un libro. Deve essere il lettore semmai a trarre qualcosa, se non trae niente, pazienza. E che cosa spera che tragga il lettore invece? È sempre lo stesso argomento, nel senso non spero nulla, il lettore deve essere lasciato solo con la storia e con le proprie paure e poi si arrangi il lettore.